Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio portare con me ad una mostra veramente particolare. Mi sto riferendo alla mostra di Escher che si tiene a Genova fino al 20 febbraio, quindi se vi interessa siete ancora in tempo. Mi attirava veramente da tantissimo tempo perché è una mostra un po' diversa dalle altre. Ma prima di immergerci completamente all'interno dell'esposizione, vedere tutti i particolari e i dettagli, vi dico due parole sull'autore di queste opere incredibili. Penso che lo conosciate tutti perché è molto famoso, però per chi non sapesse di chi sto parlando, Escher era un incisore e grafico olandese. La sua particolarità è stata quella di riuscire a creare delle opere all'apparenza impossibili, cambiandole gradualmente in forme diverse, riuscendo ad ottenere dei risultati paradossali, giocando con la prospettiva e con la percezione. È molto interessante perché è una mostra in cui si intrecciano arte, design, matematica, natura, scienza, con oltre 200 opere, tutte molto particolari che riprendono proprio quella che era la sua genialità, ma soprattutto, come vi dicevo all'inizio, è una mostra un po' diversa dalle altre perché non è soltanto un'esposizione di opere, ma è un percorso interattivo. Durante questo percorso il visitatore si potrà sperimentare con giochi di prospettiva, di percezione, quindi interagire in qualche modo con le opere dell'autore ed è anche il motivo per cui mi interessava così tanto. Però adesso direi di fermarci con tutte queste premesse e andiamo subito insieme a vedere questa mostra. Il protagonista delle opere di Escher è il divenire, la trasformazione. Nonostante la nostra mente sia razionale e ci imponga di vedere immagini statiche, il mondo esterno in realtà ci mostra transizioni e movimento. Escher crea con l'immagine ciò che non è immaginabile, ossia dà forma a ciò che non ne ha. E per questo la sua arte e le sue opere sono la rappresentazione della nostra mente che si trova ad avere a che fare con il divenire. Metamorfosi è una parola che descrive le opere di Escher, come vedremo più avanti. Ma partiamo dai primi lavori per avere un'idea di quella che è stata la sua evoluzione. I suoi primi lavori prendono ispirazione dall'Art Nouveau, un movimento artistico caratterizzato da ornamenti e forme decorative che sono ispirate a soggetti naturali. Ma i lavori di Escher sono stati influenzati anche dal lungo periodo che lui ha trascorso in Italia. È rimasto affascinato da monumenti e paesaggi e ha trasformato in opere grafiche ciò che ha potuto ammirare durante i viaggi, soprattutto nel meridione. Realizzava xilografie e litografie caratterizzate da prospettive insolite. Una meticolosa osservazione della natura si fondeva con vedute che spaziavano verso orizzonti lontani. Aveva soggiornato in particolare a Roma e passeggiando di sera per le strade osservava architetture e monumenti, sostenendo che i dettagli fossero più evidenti di notte. Per queste opere in particolare ha usato una tecnica che con un solo tratto, in funzione della sua densità, dava vita alle ombreggiature. Escher ha fatto anche un altro lavoro interessante, ha realizzato sei xilografie che rappresentavano i primi 6 giorni della creazione e pongono l'attenzione sul risultato finale piuttosto che sul creatore stesso. Poi ha realizzato anche una serie di xilografie dedicate alla pesa delle streghe, in particolare ne ha fatto 6 grandi e 13 piccole. Nel 1500 a Odvater, una cittadina olandese, le persone accusate di stregoneria avevano la possibilità di dimostrare la loro innocenza semplicemente salendo su una bilancia. La credenza popolare attribuiva alle streghe un peso molto leggero e salendo sulla bilancia, dimostrando quindi un peso regolare, si veniva scagionati dall'accusa di stregoneria. Escher ha dedicato a questa storia delle xilografie. Ebbero molto successo, però lui voleva smettere di illustrare qualcosa che nasceva da un'idea altrui e voleva invece visualizzare e rappresentare i suoi pensieri personali. Escher comincia a personalizzare tanto le sue opere, soprattutto quando può ammirare un'altra tipologia di lavori che riguardano la tessellatura. Aveva visto le tessellature durante la sua visita al complesso dell'Alhambra a Granada in Spagna. Qui molte delle pareti degli edifici presenti sono ricoperte da tessellature, ossia figure geometriche che si ripetono senza lasciare spazi vuoti e che sono usate per ricoprire un piano oppure una parete.
A causa del divieto della religione musulmana di rappresentare figure animate, ogni ornamento è esclusivamente geometrico. Escher resta affascinato dalla tessellatura e a partire da essa crea delle storie e aggiunge figure animate, elementi, ricordi del suo viaggio in Italia. Questa modifica alla tessellatura originale divenne distintiva della sua arte, in cui fantasia, geometria e soggetti figurativi sono sapientemente combinati. Escher affermava che un piano che immaginiamo si estenda in tutte le direzioni può essere diviso o riempito all'infinito, seguendo un numero limitato di sistemi con figure geometriche simili che siano contigue in tutti i lati, senza lasciare spazi vuoti. Questo mondo creato da Escher, in cui i diversi tipi di tessellatura danno vita a vortici di trasformazioni e forme astratte, trasformandosi in forme animate, viene ben rappresentato nella sua opera La Metamorfosi, un universo in cui gli uccelli possono gradualmente tramutarsi in pesci e che vede una lucertola diventare la cella di un alveare. A volte le trasformazioni partono da elementi antitetici ma complementari, intrecciando gli opposti all'interno di una stessa composizione. Escher sperimenta anche come poter trasformare lo spazio, producendo sintesi in cui diverse entità spaziali confluiscono in un'unica stampa con logica stringente. Il risultato di questa operazione lo vediamo nei lavori in cui diverse strutture si compenetrano come se si trovassero su superfici riflettenti. L'attenzione per le strutture prettamente matematiche, invece, raggiunge il suo apice più avanti, come conseguenza della sua passione per le forme dei cristalli e le superfici topologiche come il nastro di Möbius, cioè oggetti che sono percepiti come superfici a due facce, ma che ad una più attenta osservazione mostrano di avere una sola faccia. In particolare, Escher amava modificare la struttura dimensionale del mondo che lo circondava, sfruttando immagini riflesse e suggerendo che queste potessero in qualche modo prendere vita estendendo la propria esistenza. Un altro inganno, secondo Escher, è disegnare. Percepiamo il mondo come qualcosa di tridimensionale, il disegno invece ha solo due dimensioni e genera così illusioni e situazioni paradossali. Questo inganno, che nasceva dalla rappresentazione del tridimensionale sul bidimensionale, Escher lo ha illustrato in alcune sue opere. Mani che si disegnano. La mano che spunta dal foglio disegna la mano che la sta disegnando. Questo rappresenta un paradosso con un doppio autoriferimento. Infatti, le mani che si disegnano sono il disegno di un disegno e per capire che si tratta di un disegno basta notare le quattro puntine agli angoli del foglio. Nell'opera Tre sfere si nota un numero di ellissi sviluppate su un disco. Osservandole è praticamente impossibile liberarci dall'idea di vedere una sfera, ma non c'è alcuna sfera in realtà, è tutto piatto. Così, sotto la presunta sfera, Escher disegna un disco piegato e sotto questo il disco in orizzontale, svelandoci l'illusione. Nell'opera Drago, il drago cerca di essere spaziale, ma è piatto, nonostante le sue due dimensioni, però vuole averne tre, per cui infila la testa attraverso uno dei due fori intagliati sul foglio e la coda attraverso l'altro. Escher ha cercato di forzare oltre ogni limite la rappresentazione di situazioni impossibili, ma che all'apparenza sembrano coerenti. L'opera Galleria di stampe simboleggia l'intersezione tra arte e matematica. Escher voleva sfidare le leggi della prospettiva nel tentativo di disegnare un'immagine che si ripetesse in se stessa all'infinito. I lavori di Escher forse ci fanno riflettere sul nostro modo di percepire la realtà e su quanto sia necessario a volte andare oltre gli schemi, anche se spesso ci sembra assurdo. In fondo, come diceva lui, solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile. Come avete visto, è una mostra veramente particolare, perché sono le sue opere ad essere particolari. Era geniale in un certo senso, ma ci sono anche tutti questi giochini particolari di prospettiva, illusioni ottiche e percezione.
Quindi a me è piaciuta veramente tantissimo. Spero in ogni caso di avervi tenuto compagnia, di avervi un pochino incuriosito. Vi ricordo che è possibile vedere la mostra fino al 20 di febbraio, qualora vi interessasse. Fatemi sapere nei commenti se l'avete vista e in generale se conoscevate Escher come artista. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.